Sono passati 3 mesi dall'ultimo diario di Lasius e Marginatus e nonostante siano stati tutto sommato tranquilli per la colonia, sono nate centinaia di nuove operaie. Se ricordi, le avevo trasferite dal formicaio 3D ad un modello in gas beton che le formiche hanno colonizzato in pochissimo tempo. Devo dire che mi sono trovato alquanto bene con questo setup, un'arena spaziosa da modo di gestire adeguatamente la manutenzione e la pulizia. In questo periodo mi sono occupato di loro fornendo cibo in maniera regolare 3 volte a settimana. Con un'alimentazione e una temperatura adeguata, la colonia è cresciuta a vista d'occhio. Come puoi vedere, le gallerie sono stracolme di formiche e pupe, ma ci sono anche delle uova gelosamente custodite dalle operaie. La regina è coperta dalle operaie che si prendono cura di lei, nutrendola e aiutandola con la deposizione delle uova. È anche piuttosto evidente che con l'abbassarsi delle temperature le sue attività siano rallentate in maniera significativa nell'ultimo periodo. Siccome la maggior parte della prole è allo stadio pupale, dovrò attendere la loro schiusa prima di portare la colonia in ibernazione, dato che in questo stadio non possono entrare in stasi e di conseguenza non riusciranno a superare l'inverno. Detto questo, c'è anche un altro grosso problema. Lo spazio all'interno del formicaio è esaurito e molte formiche si sono trasferite sotto di esso. Questa situazione è critica e non potrà reggere ancora per molto, quindi è il caso di trasferirle in un formicaio più grande prima che nascano altre formiche. Nei giorni scorsi ho preparato un formicaio in gesso, visibilmente più grande e con molte più gallerie che le formiche possono utilizzare. Preparata la sagoma, con una matita traccio qualche linea guida e successivamente inizio a scavare le gallerie con un piccolo utensile. Ho seguito esattamente lo stesso procedimento di questo tutorial, ma utilizzando un contenitore più grande. Dopo aver atteso un paio di giorni per dare il tempo al gesso di asciugarsi, è pronto per essere utilizzato. Inserisco l'acqua nel serbatoio e passo uno strato di antifuga sulle pareti dell'arena. Io mi trovo bene usando il mix di olio e grasso, ma ci sono molti altri metodi da utilizzare. Non mi serve collegare un tubo fra i due formicai. Siccome l'arena è abbastanza spaziosa, mi è sufficiente spostare fisicamente il blocco di gas beton all'interno del formicaio di gesso e rimuovere il vetro. Chiudo il foro della vecchia arena con un batuffolo di cotone. Mi occuperò in seguito di recuperare le operaie rimaste indietro. Bene, una volta rimosso i magneti ed il vetro, si è scatenato il caos. Un odore estremamente pungente di acido formico mi ha fatto arricciare il naso per qualche secondo. Questa volta le ho fatte davvero arrabbiare. Posiziono qualche luce sul formicaio per convincerle che è ora di muoversi. Ora non ci resta che aspettare. Le ho lasciate fare durante la notte. All'indomani quasi tutte le formiche erano all'interno delle gallerie, ma alcune si sono posizionate sotto il blocco di gas beton. Mi è bastato rimuoverlo per farle spostare. Nel frattempo ho anche recuperato le operaie della vecchia arena che si erano nascoste in provetta. La schiusa delle pupe dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Successivamente inizierò con la fase di ibernazione, posizionando il formicaio in cantina ad una temperatura intorno a 5-10 gradi centigradi. La colonia entrerà lentamente in stasi fino a fermarsi completamente. Quest'anno è stato estremamente produttivo per la colonia.
Considera che a febbraio erano all'interno di una provetta da 10 cm. Oggi hanno a disposizione un formicaio con 4 facciate abitabili e un'arena molto spaziosa. Sono aumentate a dismisura, centinaia e centinaia di nuovi operai. Oramai è impossibile tenere il conto, ma stimo una cifra sommaria intorno al migliaio di individui. Mi occuperò di loro fino al raggiungimento della temperatura di ibernazione, fornendo porzioni di cibo abbondanti e assicurandomi sempre che ci sia acqua a disposizione. Poi le lascerò in pace fino a primavera. Questo è l'ultimo aggiornamento dell'anno sull'Asius Emarginatus. Credo che un periodo di riposo sia più che meritato. Inoltre, non ho lo spazio adatto per poter girare dei video in cantina. Come al solito, se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like o iscriviti al canale. Se invece hai qualche domanda su questa specie, ti invito a farmelo sapere con un commento. Grazie per la visione e al prossimo video.